Buongiorno. Siamo alla linea 8. Grande è il mistero della vera religiosità. Fu visto dagli angeli e annunciato fra le genti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ci ritroviamo per iniziare questo nuovo percorso con degli errori di traduzione, perché alla linea 11 ce n'è uno che è micidiale. Gesù non è apparso agli angeli. Angelos in greco vuol dire messaggero. E qualche volta viene adoperato per indicare i discepoli di Giovanni Battista, quando vanno da Gesù e gli dicono: sei tu quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Costoro vengono chiamati angeloi. Angeli sono detti anche gli apostoli, angeli sono detti anche i messaggeri che Giosuè manda dal deserto nella terra promessa per vedere com'è la terra promessa. E Giacomo, parlando di questo episodio, dice che Gesù ha mandato degli angeli, cioè dei messaggeri, degli annunciatori. E allora la traduzione sarebbe: fu visto da coloro che lo avrebbero annunciato, non dagli angeli. E io quando vedo ste robe qua, che faccio? Porto pazienza. Ho già scritto a chi di dovere. Vediamo cosa succederà fra 20 anni, quando torneranno a rivedere la traduzione. L'obiettivo di questo nostro percorso, che faremo in 8 tappe, sarà esplorare il mistero della resurrezione. Certamente noi non faremo gli approfondimenti teologici con i testi teologici del Nuovo Testamento, perché allora faremo 5 anni e alla fine diremmo: qua, insomma, abbiamo semplicemente preso contatto con i testi. Noi daremo un'occhiata invece ai testi evangelici che narrano questo episodio, questo avvenimento. Daremo un'occhiata ai testi più antichi che parlano di questo avvenimento, che non sono i testi evangelici. Escludiamo, ovviamente, tutti i testi profetici veterotestamentari che annunciano la resurrezione, ed escludiamo tutti i testi profetici di Gesù circa la resurrezione. Cosa faremo allora? Siamo qui. Questa è la morte di cui noi moriremo quest'anno. E cioè, come primo incontro affronteremo le grandi teorie che si sono fatti sui testi, e vediamo cosa dicono queste teorie sui testi. Quindi vedremo i testi, vedremo la critica fatta sui testi, noi faremo la critica della critica, perché mica perché uno fa la critica ha ragione, potrebbe aver torto, attraverso i dati che noi oggi possediamo. Sui dati, di volta in volta, faremo delle considerazioni, anche qui critiche. Perché? Perché in questo nostro primo incontro noi cercheremo di
fare pulizia nel campo dell'indagine in modo che i punti di domanda non tornino quando affronteremo tutti gli altri testi. Cioè risolviamo tutto alla radice prima. In novembre prenderemo il testo più antico, che è fatto di quattro righine piccole piccole, e lo esamineremo sia sotto il profilo storico sia sotto il profilo contenutistico, teologico, e ci accorgeremo che lì c'è già tutto. Siamo in un testo che potrebbe risalire all'indomani degli avvenimenti, un testo che nasce fra il 9 aprile del 30 d.C. e gli ultimi mesi del 36. Questo testo nasce lì. Per questo è un testo che noi dobbiamo studiare molto bene, perché è il brano scritto più antico di tutto il Nuovo Testamento. In dicembre noi faremo un lavoro da archeologi. Prenderemo gli scritti di Paolo, che sono i più antichi, e il testo che noi esamineremo e che si trova dentro la prima lettera ai Corinti risale a prima del 36, confessione di fede. Di fatto le lettere di Paolo, tutte quante quelle autentiche, si trovano dentro a questo decennio. Marco, il Vangelo, viene pubblicato nel 65, quindi è più tardivo delle lettere di Paolo. Matteo, Luca, Atti, verso l'85, poco prima del 100 il Vangelo di Giovanni. Le lettere di Paolo dunque risultano il testo redazionale più antico del Nuovo Testamento. Dentro a queste lettere ci sono testi che possono risalire a questo periodo. 36-37. Ecco perché noi faremo questi scavi archeologici per trovare questi testi che sono dentro alle lettere di Paolo e che non sono di Paolo. Paolo semplicemente copia, riporta, e che parlano della risurrezione e danno già un significato ben preciso a quell'avvenimento, che non è semplicemente un tornare in vita e basta. Con il nuovo anno noi invece esploreremo il testo di Marco, testo del 65, testo del 100-105 d.C. In Carnevale daremo un'occhiata a Matteo, e forse è un testo adatto al Carnevale, perché riporta l'accusa che gli ebrei fanno ai cristiani di aver rubato il corpo. E oggi vedremo insieme come questa accusa sia semplicemente insostenibile a causa di una iscrizione. Poi daremo un'occhiata al Vangelo di Luca, dove c'è già una forte interpretazione dell'avvenimento. Viene raccontato l'avvenimento,
Ma tutti gli episodi, altri due grossi episodi che vengono raccontati, sono una formula interpretativa dell'avvenimento estremamente interessante. Vi sembrerà di no, perché lo collochiamo vicino al 100, ma i due brani di Giovanni sono i più storici, sebbene la redazione finale sia tardiva. Perché sono i più storici? Al momento opportuno vedremo tutte le motivazioni, ma basterebbe dire questo. Sono testi che appartengono all'esperienza personale di chi scrive. Sono testi che vengono poi redatti dai discepoli di questo testimone. Matteo non è stato testimone diretto, pur essendo apostolo. È stato periferico, come tutti gli altri apostoli, escluso il discepolo che Gesù amava. Il discepolo che Gesù amava è stato protagonista. Gli apostoli erano chiusi nel cenacolo, Fifausen, qualcuno era già partito. Giovanni, Lazzaro, noi lasciamo il punto di domanda, non ci pronunciamo, è stato protagonista di questo, è stato protagonista della morte, perché ai piedi della croce si trova il discepolo che Gesù amava. Ed è stato quello che per primo vede il sepolcro vuoto con le bende afflosciate, ed è sempre il discepolo che Gesù amava. Chi sia, lo scopriremo quando saremo lassù. E quindi noi vedremo un testo storico, l'interpretazione teologica, un altro testo storico, un testo fortemente teologico e due testi che appartengono al testimone oculare. Questo sarà il nostro itinerario. Naturalmente per ogni brano, anche se non sappiamo greco, vedremo il testo greco, ma io vi prendo per mano e vi porto dentro quei meandri in modo che non vi perdiate. Secondo, noi presteremo attenzione alla dimensione storica, perché la fede cristiana è una fede storica, appunto, non è una fede ideologica. Io sono molto contento che i vescovi stiano dimostrando proprio questo, adesso giù al sinodo. Se fosse una fede ideologica, non si discute. I principi sono quelli e sono inamovibili per sempre. Mentre invece, essendo una fede storica, ciò che è importante è Gesù Cristo e la persona umana. Dopodiché, tutto ciò che ne deriva deve creare questo equilibrio tra la persona e Gesù Cristo. Ci sono tempi storici in cui alcuni elementi creano equilibrio, gli stessi elementi in altri tempi storici non lo creano e allora bisogna rivisitarli. È quello che sta succedendo adesso. Bene, questo è ciò che noi faremo. Cosa dobbiamo affrontare? Oggi, a parte il problema dell'indifferenza, che senz'altro non è un problema da discutere in quanto se uno è indifferente, indifferente, buonanotte. Oggi ancora permangono alcune linee di pensiero che potremmo riassumere così. Il razionalismo, il quale ha elaborato la teoria dell'inganno, che sarebbe il furto.
questo razionalismo dice: come mai Matteo sente il bisogno di riportare quanto dicono gli ebrei per smentirlo? Vuol dire che c'è qualche cosa di vero in tutto questo. È una posizione. Ci accorgeremo che questa posizione è una posizione storicamente non documentata e chi la sostiene non conosce quello che dovrebbe conoscere, perché se conoscesse quello che dovrebbe conoscere, questo modo di pensare non lo accetterebbe. Pensate che questa teoria dell'inganno, che ancora oggi sentite in diversi autori, risale al 1700. Quindi sono 200 anni che viene ripetuta e purtroppo non vogliono costoro prendere atto di questa iscrizione che esamineremo dopo. C'è la teoria naturalista. Qui in sala abbiamo dei medici che possono benissimo spiegarci che cos'è una sincope, che cos'è una morte apparente. Non so se avete visto in internet, la settimana appena conclusa, un povero disgraziato morto di Ebola, o dichiarato tale, stava per essere infornato e ha mosso il braccio. Il medico lo aveva dichiarato morto, invece il povero era ancora vivo. La teoria la vedremo e vedremo anche il perché questa ipotesi non corre. Poi vedremo la teoria del mito, simpaticissima, e quella di Bauer. Dice Cristo non è mai esistito, quindi è inutile parlare di resurrezione. E vedremo sempre la teoria dell'allucinazione, sempre all'interno di questo razionalismo. Daremo una spiegazione sintetica della teoria e daremo la risposta a queste teorie. Proviamo. Teoria dell'inganno. Da dove nasce la teoria dell'inganno? In sintesi nasce da questo dato. Gesù appare solo ai suoi discepoli e non alla gente. Se fosse andato al Sug di Gerusalemme, io parlo adesso con le parole di Rai, Marus, di Lessing, che sono i fondatori di questo tipo di pensiero. Non parlo con i razionalisti moderni, con la voce dei razionalisti moderni, perché ripetono sempre quella. Ed è questo il dato. Gesù appare ai suoi discepoli, non alla gente. Se fosse apparso ad altri, questa teoria non avrebbe significato, ma poiché è apparso solo ai suoi discepoli, allora si può pensare che i discepoli abbiano rubato il cadavere, l'abbiano nascosto, seppellito altrove, e poi abbiano spacciato questa mancanza del cadavere nel sepolcro come risurrezione. Dicendo poi che Cristo è apparso a loro e non ad altri, l'avvenimento del furto sarebbe stato blindato e blindata sarebbe stata l'esperienza della risurrezione, perché o credi a loro o se no buonanotte. È interessante. È interessante, ma c'è un problema. Il primo problema è dato da questo brano, che i nostri amici forse non conoscono o non conoscono bene.
Nella prima lettera ai Corinti, capitolo 15, 3, 8, sarà un testo che noi prenderemo in considerazione la volta prossima, in termini esegetici, dice così: a voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, e fu sepolto, e risorto il terzo giorno secondo le scritture, e apparve a Cefa e quindi ai dodici. Questo è il testo arcaico. Paolo poi aggiunge: in seguito apparve a più di 500 fratelli. E la cosa interessante è quel in una sola volta. Cioè, una massa di 500 cristiani, trac, lui appare a costoro. Allora, il problema è semplice. Se noi diciamo che questo è un testo storico, il problema è risolto. Non è vero che è apparso solo ai dodici. Perché? Perché Giacomo, vescovo di Gerusalemme, non appartiene alla cerchia dei dodici. Paolo non appartiene alla cerchia dei dodici. E questi 500 fratelli in una sola volta non appartengono alla cerchia dei dodici. E quindi il fondamento della teoria dell'inganno perde la sua consistenza da cui era partita, e cioè Cristo è apparso solo a noi, quindi noi vi spacciamo quello che vogliamo e non c'è controllo sociale. No, il controllo sociale c'è perché non sono solo i dodici depositari di questa esperienza, ma abbiamo altri 500 e poi questo tizio e poi quest'altro tizio. Questa è la prima risposta, ma ce n'è un'altra che è simpatica. L'iscrizione di Nazaret. Su questa iscrizione ci sono un disastro di discussioni, lo vedremo subito, ma la cosa interessante è, primo, nessuno mette in dubbio che sia un rescritto, cioè una legge. Problemi saranno perché questo testo è stato trascritto così e anche mal trascritto. Spiegheremo subito. A che cosa servisse? E si discute. Un'altra cosa su cui sono concordi tutti coloro che discutono è la datazione. Questo rescritto si colloca tra il 6 dopo Cristo e il 44 dopo Cristo. Quindi è la trascrizione un po' zotica in lingua greca di una decisione dell'imperatore che era stata scritta in latino. Questa è una traduzione greca mal fatta. Secondo, va collocata in un'epoca temporale ben precisa, nella prima metà del primo secolo. Cosa dice? Rescritto di Cesare. Il rescritto che cos'era? O era una legge che arrivava da Roma, o era una legge locale che l'imperatore approvava. Diatagma significa questo. Ritengo che a riguardo del rito religioso della morte, le tombe e i sepolcri che erano degli antenati, dei morti e dei familiari, questi rimangano immutati per sempre. Se qualcuno denunci uno che abbia danneggiato a qualcun altro, in altro modo gli onori funebri, abbia spostato verso altri luoghi i corpi in modo fraudolento,
abbia arrecato ingiurie verso gli onori funebri, abbia rimosso sia i legami che le pietre, contro questi io stabilisco la legge, che sia giudicato verso il culto degli uomini come contro quello degli dèi. Sentite che è una lingua che non corre. Infatti davvero in molti modi si manca di rispettare gli onori funebri. Generalmente non concedo a nessuno di svuotare i sepolcri, al contrario io voglio che questi siano condannati, i sepolcri. Al contrario io voglio che questi siano condannati alla pena capitale per violazione di tombe. Questa iscrizione si trova in Francia, perché un archeologo francese l'ha trovato, se l'è portato a casa e quando è morto l'ha donato al Museo delle Medaglie di Parigi. Cosa si può dire di questo testo? Sappiamo che viene dal nord della Palestina, forse Nazareth. Si tratta di una legge, ma questo non è il testo della legge. Questo è un riassunto. Probabilmente chi lo ha scritto è un privato, il quale, con la paura folle che il suo sepolcro venisse violato, lo ha messo fuori della propria tomba. Quindi noi abbiamo un'iscrizione privata che riassume in greco una disposizione di Roma, scritto in una lingua in cui quella disposizione non era stata scritta. La lingua di questa iscrizione è la cosiddetta lingua parlata, non è una lingua giuridica. Ma quello che a noi interessa è che esistesse questa legge. Pena capitale. Ora noi abbiamo nel testo biblico determinati avvenimenti che capitano a Gerusalemme. Ammettiamo che questo testo, questa legge, appartenga ad un periodo precedente il 30 dopo Cristo, perché la datazione va dal 6 agli anni 40. Perché sono così precisi nel dire 44? Perché nel 44, dopo la morte di re Erode Agrippa, il territorio del nord passa direttamente all'amministrazione romana. E quindi dopo il 44 non c'è bisogno di fare l'iscrizione per conoscere una legge che appartiene all'impero, perché l'impero era presente con tutti i suoi funzionari, mentre prima del 44 quella zona aveva come re un altro sovrano, non l'imperatore di Roma.